Intanto al sindaco De Magistris si consegna le cartoline sul matrimonio omosessuale. Il suo partito si è espresso a favore del matrimonio omosessuale in Italia. Lei è favorevole a questa proposta che ha fatto l'Italia dei Valori? Ma innanzitutto, tra virgolette, il mio partito, perché io da quando sono sindaco non ho più partiti, perché ritengo che il sindaco debba avere una posizione autonoma. Io mi sono già espresso, a favore, perché io credo che l'unico legame indissolubile dalla nascita dell'uomo e che dà garanzie di prospettive future è l'amore. Quindi ogni legame che si fonda sull'amore deve avere una sua riconoscenza in termini di diritti e di doveri. Poi il resto sono convenzioni contingenti temporali. Però oggi in Italia c'è l'unico istituto che tutela l'amore, così come l'ha definito bene lei, è il matrimonio. Certo, c'è bisogno di una legge. Ecco, lei è stato anche magistrato, un importante magistrato. Molti suoi colleghi politici, in primis Rosy Bindi, per esempio, sostengono che la Costituzione, soprattutto la sentenza della Corte Costituzionale del 2010, impedisca l'introduzione del matrimonio egualitario in Italia. Ma innanzitutto noi il tema c'è, il tema giuridico c'è, ad esempio l'altro giorno ne parlavamo a Vasto con Pisapia sosteneva la necessità di una riforma addirittura costituzionale. Io credo che ci sono degli spazi per intervenire anche con una legislazione, con una legge ordinaria costituzionalmente orientata, interpretando secondo lo spirito complessivo di una serie di norme della Costituzione, tra cui l'articolo 3 che sancisce l'uguaglianza. Noi personalmente, in attesa della legge, per quello che può valere, però a Napoli è stata molto ben accolta, devo dire, abbiamo fatto il registro delle unioni civili, il testamento biologico e tante altre cose che comunque vanno a colmare quella lacuna. In attuazione, infatti, l'abbiamo messo in delibera proprio dell'articolo 3 della Costituzione Repubblicana. Io credo che insomma il tema è maturo per essere affrontato nel paese. Vedo anche che molti sindaci sono favorevoli, quindi noi potremmo dare un contributo, l'abbiamo detto l'altro giorno a Basto, c'ero io, Pisapia, Doria, insomma siamo stati in parecchi, Orlando, siamo stati in parecchi a sostenerlo, quindi credo che la maggioranza, secondo me, del paese è su queste posizioni. L'ultimissima domanda. Il tema è molto dibattuto, eccetera, e molti stanno facendo anche delle proposte, molti partiti politici. Ovviamente noi siamo felicissimi che se ne parli e che si facciano anche delle proposte. La sua opinione politica, secondo lei qualcuno ci sta un po' marciando su questo tema perché il grande dibattito all'interno del Partito Democratico? Secondo lei negli altri partiti qualcuno ci sta un po' cavalcando quest'onda magari in modo improvvisato? Ma sono temi dove c'è sempre qualcuno che cavalca e che strumentalizza, su questo non c'è dubbio. Però io invece credo che questi sono temi di cui si debba parlare. A Napoli c'è stata molta polemica perché io ho detto che per esempio poteva essere utile fare un parco dell'amore dove le coppie e i ragazzi potessero andare e star tranquilli e non andare in zone pericolose, o chi non si può permettere di andare in un albergo o in altro luogo, oppure di parlare in modo laico, senza pregiudizi, del tema della prostituzione. Io sono argomenti che si debba parlare innanzitutto senza vincoli di appartenenza nemmeno all'interno dei partiti. Sono temi che appartengono molto alla coscienza, all'etica, a una visione non oscurantista della politica. Poi c'è sempre qualcuno che strumentalizza. Noi sappiamo, il nostro è il paese dove i partiti per tanti anni, ancora adesso, fanno la rincorsa a chi si deve maggiormente far benedire dalle gerarchie ecclesiastiche, no? La rincorsa anche nel centro-sinistra. C'è, questo tema c'è, io insomma, penso però in modo diverso. Penso che in questi temi bisogna essere liberi e dire liberamente il proprio pensiero senza preoccuparsi del consenso contingente del voto o della politica vecchio stampo. Grazie. Arrivederci. Ciao.